Il problema grosso, che ovviamente in questi giorni così sfortunatamente popolare, dello spread è alto tra BTP a 10 anni in Italia e Bund tedeschi, crea un problema alle banche perché anche hanno acquistato circa 670 miliardi di BTP, quindi chiaramente aumentando lo spread il valore dei BTP acquistati all'1% o meno attualmente sono valorizzati all'85%, 88%, quindi questo introduce anche un 10% medio, cioè 60 miliardi a carico dei minor valori che le banche hanno all'attivo. Chiaramente quello è patrimonio di vigilanza e quindi da questo punto di vista si pone due problemi. Un problema che le banche devono recuperare la perdita attraverso il tasso di interesse concesso a famiglie e imprese. L'altro problema è che è proprio di assorbimento di patrimonio e quindi minore capacità di erogare il credito. Da questo punto di vista lo Stato dovrebbe trovare il modo per garantire in modo specifico questa perdita, che ripeto è una perdita che non è consistente perché poi alla scadenza del titolo il valore viene pagato al 100%, è un valore però che sui bilanci intermedi pesa per la valutazione di borsa del BTP che è quotato. Quindi qui occorrerebbe sostanzialmente un sistema. È chiaro che nel momento in cui rispetto al 2008 ora le cose sono migliorate, perché nel 2008 il 60% del debito pubblico italiano era in mano a investitori stranieri, al momento attuale il 65% circa è in mano agli italiani, al nazionale. Se noi riuscissimo ovviamente ad arrivare al 90%, come al Giappone, il Giappone ha quasi tutto il debito pubblico sottoscritto all'interno, per cui loro hanno un debito pubblico che è 240% del loro PIL, però la moneta è stabilissima, non subiscono attacchi di nessuna sorte perché è tutto interno il debito. Quindi noi dobbiamo in tutti i modi trovare una via per o migliorare ulteriormente il debito interno. Noi siamo uno dei paesi più ricchi al mondo, sommando le ricchezze private alla ricchezza dello Stato. Noi dovremmo riuscire sostanzialmente a risolvere questo problema, a fare quest'altro 25-30%, ed è ci sono i fondi pensione, oppure i fondi delle assicurazioni, di riserva delle assicurazioni. Noi abbiamo una situazione molto strana perché noi investiamo all'estero, i nostri fondi, le nostre istituzioni investono all'estero circa 1.400 miliardi, che sostanzialmente ne basterebbe meno della metà per portare in casa tutto il debito pubblico italiano, essere sicuri, però i nostri asset manager investono in titoli che hanno rating che comincia con A. Siccome l'Italia ha un rating che comincia con B, speriamo che rimanga B, sostanzialmente è chiaro che nessuna istituzione italiana, nessuna azienda italiana per il rischio paese può avere un rating maggiore di B. Quindi i nostri asset manager investono all'estero contro l'Italia. L'assurdo è che il lavoratore lavora in un'impresa, l'impresa versa i soldi in un fondo pensione, il fondo pensione investe all'estero su aziende che fanno chiudere l'azienda in cui lavora il dipendente che sta finanziando il fondo pensione. Cioè è un'assurdità. Cioè noi se non spezziamo questi loop assurdi, noi saremo sempre nelle mani del primo vento che soffia sostanzialmente. Quindi i problemi sono veri, ma non vanno affrontati da metà in poi, va risolto tutto il problema. Quindi veramente si torna al tavolo, capire bene qual è l'origine e qual è la fine e riuscire a completare il ciclo in modo tale che sia in piedi da solo. Al momento attuale questo non è così.